Buona serata, benvenuti al secondo appuntamento di questa terna di eventi che AMBIMA, l'Associazione Nazionale delle Bande Musicali, ha organizzato. La AMBIMA delle province di Asti e Alessandria sotto la direzione di Romeo Sannazzaro. Siamo al secondo appuntamento, come dicevo, e questa sera si esibiranno in questo spazio che peraltro poi ha un'acustica gradevole, malgrado tutto, ecco, l'acustica sarà sicuramente piacevole. Si esibiranno la Società Filarmonica del Comunale di Villanova e la Banda Musicale di Portacomaro. Però siccome in questo momento ho qui vicino il primo cittadino, neo primo cittadino di Asti, Maurizio Rasero, credo che sia davvero opportuno un saluto a tutti i presenti. Grazie, buonasera a tutti. Io farò un brevissimo intervento semplicemente per ringraziare, e quindi per dare un ringraziamento in nome della città di Asti alle due bande che ci sono qui questa sera, quella di Villanova e quella di Portacomaro, per ringraziare, perché lo vedo qua fra il pubblico, il mio predecessore, l'avvocato Fabrizio Grignolo, perché è con lui che nasce questa serata, è con lui che nasce la collaborazione che ha portato all'organizzazione di questo evento, e assieme all'Associazione Nazionale delle Bande Italiane. Noi abbiamo la fortuna di avere il presidente di Asti Alessandria qui in Nostrano, e quindi questo è stato possibile. Quindi nel salutarvi non mi porto più via altro tempo, vi auguro una buona serata, perché comunque sarà una buona serata, e il fatto che siamo qua vuol dire che neanche la pioggia ci ha fermato. Purtroppo si organizzano sovente delle belle cose, e l'unica cosa che gli umani non possono cercare di comandare è il tempo, e ogni tanto delle belle cose vengono in parte rovinate dalle condizioni atmosferiche. Ma noi siamo comunque qua, e quindi siamo tutto orecchio per sentirvi, per applaudirvi, per ringraziarvi poi ancora nel finale di serata. Grazie per lo spettacolo che ci avete dato. Grazie a Maurizio Rasero, neo primo cittadino della città di Asti. Due parole velocissime su che cosa sia Banda Amica. Se il pubblico presente ha fatto attenzione, la A che unisce banda ad amica è la classica chiocciola delle mail. Questo proprio per indicare quello che è lo spirito con cui AMBIMA organizza queste serate. La musica bandistica, l'organizzazione bandistica ha radici che sono molto lontane. La chiocciola della posta elettronica è qualcosa invece di molto recente. È la dimostrazione di come passato e presente convivano con totale disinvoltura. Non c'è contrapposizione, ma c'è piuttosto correlazione, c'è un'integrazione assoluta, nel senso che la musica allora, come oggi e certamente come domani, sarà il veicolo principe per poter comunicare messaggi, emozioni, per poter condividere situazioni come quelle che ci troviamo a vivere questa sera. La finalità di Banda Amica è proprio questa: avvicinare al mondo delle compagine bandistiche, dimostrare come la musica bandistica nasca dalla passione di musicisti, e vi chiederei un applauso per i musicisti della Società Filarmonica di Villanova. Nasce da una disponibilità volontaria degli artisti che dedicano una parte del loro tempo a questa condivisione di emozioni che nascono da una loro passione personale, che si è sviluppata attraverso una serie di acquisizioni di competenze, e che questa sera, saper suonare uno strumento non è cosa facile, e che questa sera ci regaleranno sicuramente le emozioni che vengono veicolate in maniera assoluta dalla musica. Banda Amica vuole essere tutto questo. L'appuntamento di questa sera vede la Società Filarmonica di Villanova e la Banda Musicale di Portacomaro. Domani sarà invece la volta del corpo bandistico cassinese Francesco Solia e della Banda Musicale Giuseppe Gavetti della Morra. In questo caso si va in provincia di Cuneo. Credo che sia un po' costruire una testa di ponte per passare dalla provincia di Alessandria e di Asti a quella di Cuneo.